Se ricordate schede video quali la Titan Z o la R9 295X, sono sicuro che il video di oggi potrà essere molto interessante per voi. Infatti si parlerà di pam, GPU doppie su delle architetture che saranno prossime a venire. Si parla appunto di RX 7000 e beh, ci saranno delle cose molto interessanti da dire. Ma prima di tutto diamo la parola allo sponsor di oggi, che dura 45 secondi e se volete potete skippare. Ma io vi consiglio di non farlo. Stanchi di questa scritta? Sudiki Deals è il sito sul quale trovare migliaia di chiavi di videogiochi e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10. Basta selezionare il vostro prodotto, aggiungerlo al carrello, procedere all'acquisto e, sorpresa sorpresa, inserire il codice sconto G20 per un ulteriore 20% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Scegliere come pagare e andare nel vostro user center per controllare che l'ordine è già praticamente nelle vostre mani. Ma come si attiva Windows 10? Basta cercare attivazione nella barra di ricerca di Windows, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avrete trovato su Sudiki Deals. Ragazzi, ricordate, veloce e sicuro, tutti i link sono in descrizione. Sudiki Deals, fantastico! Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi, beh, parliamo di un rumor che mi ha intrigato parecchio. Nel video passato abbiamo parlato dell'RTX 4000, video che comunque vi lascio qui, e di come secondo me si stiano creando delle false aspettative per quanto riguarda l'arrivo molto veloce e molto celere di queste nuove schede grafiche. Però c'è un altro rumor che vorrei andare ad analizzare oggi, e cioè quello delle prossime schede grafiche di AMD. Perché c'è effettivamente una prova di un brevetto che AMD sta comunque andando a testare e che ha registrato. Allora, prima di tutto, siamo su videocards.com. Perché videocards? Perché lo ripeto sempre, videocards raccoglie un pochettino tutti i leak più interessanti e molte volte i leak anche più esatti. Il tutto comincia con Navi 31, quindi il chip delle nuove schede grafiche AMD, quindi delle RX 7000, che probabilmente arriveranno nel 2022, potrebbe essere la prima GPU basata sui chiplet. C'è un'intervista che viene fatta a un membro di AMD in cui si dice: parliamo un attimo dei benefici dell'architettura RDNA2, e cioè il fatto per quanto riguarda le GPU, e cioè il fatto delle performance per watt, l'efficienza che comunque è stata portata con questa nuova architettura, e si dice che con RDNA3 il tutto si focalizzerà ancora di più per quanto riguarda l'efficienza e le performance per watt, specialmente dal punto di vista dei notebook, quindi dei PC. Ma chi lo sa se questa cosa effettivamente non potrà trovare riscontro anche per quanto riguarda le performance delle piattaforme desktop. Infatti, il 1º gennaio è stato rilasciato un leak che è stato poi retweetato da Kepler, che dice: non posso ancora confermare nulla al 100%, ma da quello che so, Navi 31 è un chiplet da 80 CU e il top SKU ne avrà due. Allora, per chi non dovesse saperlo, il CU è la misura di potenza per quanto riguarda le schede grafiche Radeon AMD. 80 CU è il numero di compute units che ha al momento la RX 6900 XT, ok? E probabilmente il top SKU, cioè la top di gamma della prossima generazione di Navi 31, quindi il chip più potente che sarà messo sulle schede grafiche, non sarà da solo, bensì avrà un gemello, ecco, sullo stesso PCB. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che siamo arrivati al punto che, dato che il processo produttivo è già stato streaminzito al massimo, è probabile che l'attuale stato delle cose, cioè il processo manifatturiero è arrivato a un buon punto, le performance per watt, il calore erogato sono abbastanza per poter permettere il piazzamento di due GPU, quindi di due chip grafici sullo stesso PCB. E beh, andiamo un pochettino a continuare a leggere.
Qui ci sono praticamente i brevetti che AMD ha depositato per quanto riguarda cose molto interessanti, per esempio sincronizzazione di meccanismi per gruppo di lavoro AMD. Io vi lascio comunque tutto quanto in descrizione, ragazzi, la pagina che sto leggendo in questo momento ve la lascio in descrizione, così che possiate andare a spulciare tutto quanto anche voi nel dettaglio. Proseguendo poi, abbiamo una piccola tabella riassuntiva. Le tabelle di videocard sono sempre molto interessanti perché ci danno comunque una bella vista di tutte le caratteristiche importanti. Allora, abbiamo un riassunto di Navi 21, che sarebbe il chip top di gamma, quello della RX 6900 XT per capirci, con 80 compute units. Navi 31 dovrebbe avere due di questi chip da 80 compute units e praticamente c'è il numero di core massimi, eccetera eccetera, vedete che praticamente è il doppio preciso. Abbiamo poi molto, questo è molto molto interessante, anche l'architettura Ampere, e abbiamo anche l'architettura Lovelace. Questo qui è un leak per quanto riguarda Lovelace. Come ho detto io, ragazzi, nell'ultimo video, questa scheda video, queste nuove architetture, soprattutto Lovelace, arriverà nel 2022. Invece Navi 31, che è comunque già, sappiamo, in corso d'opera, dovrebbe arrivare tra 2021 e 2022. Io penso sempre più 2022, perché effettivamente sarebbe stupido lanciare una linea di schede grafiche quando ne è appena uscita un'altra. Raga, siamo arrivati al punto, secondo me, in cui è da aspettarsi una scheda grafica super mega potente che riesca a sostenere, che riesca a consumare 400 watt di potenza e comunque avere le doppie performance rispetto alla top di gamma della scorsa generazione. Anche se, visto quello che c'è stato in questa generazione, cioè noi abbiamo una RTX 3090 che riesce a consumare anche 380 watt spinta al massimo, se si riesce ad avere una scheda come la RTX 3090 che riesca a consumare lo stesso numero di watt ma che abbia il doppio delle performance grazie al fatto di avere delle GPU talmente efficienti da poter essere inserite sullo stesso PCB e quindi avere accesso a un enorme quantitativo di memoria, tutto in sincrono, e avere dei consumi così bassi, beh, è una cosa estremamente interessante per me. Come ho detto, queste sono cose per le quali dovremmo aspettare il 2022 e non le prime fasi del 2022. Io credo più o meno intorno a marzo o al massimo settembre del 2022. Detto ciò, il tempo ci dirà che cosa succederà effettivamente. Io vi ringrazio per aver seguito il video, so che è stato molto breve, ma vi lascio tutto in descrizione così che possiate andare a vedere nel dettaglio tutto ciò che vi interessa. Io vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G, e fatemi sapere la vostra. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!